Secondo te servono questo qui per la lotta della Fiat? Si riesce a... Cosa chiedi tu in giro ai compagni per darvi la solidarietà? Cosa serve qui a voi? Qui, parliamo di cosa serve a voi qui, adesso. Visto che voi partecipate, volete anche aggregare il movimento, cosa vi serve? Serve socializzare le lotte. Cioè, Questo il problema dell'acqua, il problema dell'alta velocità, cioè tutte queste situazioni sono situazioni che comunque coinvolgono tutti. La questione operaia è una questione che riguarda tutti, non è che riguarda solo gli operai della Fiat. Quindi, secondo me, bisogna fare in modo che, come è cresciuto il movimento dell'acqua, il movimento Ottav, dobbiamo fare in modo di aggregare, ecco cosa chiediamo, un'aggregazione, perché la lotta della Fiat, la lotta operaia, la lotta della disoccupazione, del precariato, diventi la lotta di tutti. Come la TAV deve diventare la lotta di tutti, come la questione dell'acqua e della privatizzazione, la stessa questione Fiat, lo stesso, come dire, quando si chiudono le fabbriche, ecco, noi dobbiamo fare aggregazione e tutti insieme dobbiamo evitare che si chiudano le fabbriche o nello stesso tempo fare delle proposte e dire se vuoi chiudere una fabbrica perché non è più produttiva, perché tu puoi dimostrare che hai fatto di tutto, ma non è vero perché qui Marchionne e la Fiat non ha fatto nulla per evitare che si chiudessero le fabbriche come Termini Imerese e l'Iris Bus. Ecco, noi chiediamo che la lotta della FIA, la lotta delle chiusure delle fabbriche diventi la lotta di tutti. Visto che a Roma c'è un sacco di precari, riuscite a coordinarvi tra le diverse fasce del precariato, diciamo, quelle intellettuali dei giovani che hanno grossi problemi e voi disoccupati a questo punto proprio poco storici perché... Ma diciamo che, allora, i precari, se mi parli dei giovani precari, perché poi ci sono anche, diciamo, cinquantenni che sono diventati precari. Parliamo di tutti. Perché il problema è che anche noi rischiamo di diventare tutti precari, perché già oggi si lavora 2-3 giorni al mese, qualcuno ha lavorato 3-4 giorni in 8-9 mesi. Questo cosa significa? Che in realtà anche noi viviamo lo stesso dramma non della precarizzazione perché non siamo ancora precari, però il rischio con le nuove norme, con i nuovi contratti e il tentativo di far diventare anche gli operai che fino a ieri avevano un lavoro a tempo indeterminato è molto alto. Quindi quando tu mi dici ma che tipo di collegamento puoi avere con i giovani precari o i cinquantenni precari, è ovvio perché la questione della precarizzazione è una questione che investe tutti, perché ognuno in casa ha un familiare, un parente, un amico che è un precario. E per questa ragione dobbiamo fare in modo di aggregarci, parlare la stessa lingua, perché se ti difendi da solo capisci che sei più debole. Il fatto di dire ma quali sono i collegamenti che si possono creare? Collegamenti che si possono creare ovviamente non sono così semplici perché ognuno vive la propria situazione e quando sei un precario anche lavorare 5 giorni al mese magari può essere sufficiente. Il problema è che noi dobbiamo fare in modo che sulla questione del precariato, anche se noi non siamo ancora precariati, ci sia, come dire, la proposta è quella di un salario garantito. Ecco, questo significa, questo che dobbiamo fare, i precari, i disoccupati, dobbiamo fare in modo che la proposta sia quella di un salario garantito per tutti quelli che perdono il posto di lavoro e che anche quelli che sono precari abbiano un'integrazione, un sussidio, Diciamo, ecco, il reddito un garantito, reddito un garantito, reddito, questo parliamo di ci può reddito. accomunare, fare una proposta che è la proposta di tutti. Il salario garantito credo che sia una proposta che accomuni tutti. Adesso siamo andati a Roma, perché adesso... Nel No, senso, infatti, sì, ho fatto questa cosa.
sta solo su 2, 3 o 5 o 7. Quello che ho capito, l'USB, l'USB.